Facciamo vedere una presa al polso incrociato, banalissima, ok? Allora, vedete un attimino, adesso lo rifacciamo rallenti, ok? Allora, notiamo la presa, ok, in questo caso incrociato. Questa è una delle classiche situazioni che si verificano. È stato dimostrato che principalmente non si va quasi mai sul braccio frontale, ma si va ad incrociare. In questo caso, la persona che è debitamente formata ha la possibilità, con un movimento che non richiede forza, di effettuare una rotazione, ok? Vedete in questo caso una rotazione di polso che permette anche a persone che hanno molta, molta minor forza di svincolarsi. Dopodiché vedete che diciamo così, la persona aggredita è all'esterno, quindi si trova all'esterno, può colpire a questo punto la parte posteriore dell'arto inferiore, ok, con un calcio, e a questo punto poi allontanarsi, perché per noi è fondamentale allontanarsi dal contesto di pericolo. Il polso girato repentinamente per sciogliere una presa, un calcio assestato al ginocchio dell'aggressore per sbilanciarlo, oppure un colpo di coccige nel basso ventre di chi prova ad immobilizzarci da dietro. Bastano poche semplici operazioni per guadagnare la fuga in caso di situazioni a rischio. Poche mosse, ma molto efficaci, come dimostrato nel corso di Fuorisacco Express, che ha ospitato coloro che ormai da mesi frequentano alla Yama Arashi il corso di autodifesa personale tenuto da Paolo Rebecchi, istruttore della Federazione Italiana Arti Marziali e sport da combattimento. Quello che suggeriamo sempre è la massima attenzione. Oggi io per primo abbiamo tutti gli occhi sempre sui telefonini. Quando si è in strade, in orari, in contesti particolari è fondamentale osservare. Non bisogna ovviamente diventare fobici, però non si può neanche essere ciechi davanti alle evidenze. Quindi è fondamentale osservare quello che è l'ambiente. Fuorisacco Express sarà trasmessa in replica su Telelibertà domani alle 18:15 e domenica alle 17:30.